Ciao amici, mi avete chiesto di farvi vedere come faccio cibi fermentati. Questo è kombucha, ok? Colore kombucha. E ti faccio vedere anche il mio Scooby. Allora, vediamo se riesco a farti vedere Scooby, ok? È lui. E lo Scooby è, si chiama Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. So it's a Scooby. I call it my Scooby-Doo, ok? O Scooby. E l'ho cresciuto da solo, mio Scooby. Ok, l'ho creato da solo. E questo è il mio Scooby. E ci metti veramente settimane. Ok? Sembra un po' una medusa. Ok, questa è una Scooby. Ok? E come si fa la kombucha? La kombucha è tè nero, ok, con lo zucchero, che poi lo Scooby la fa diventare acidico, ok? Lui, non c'è zucchero nel kombucha perché lo Scooby mangia lo zucchero nel tè nero. Tè nero poi diventa questo colore così, però è ricco di probiotici, ok? Questo è il mio Scooby. Adesso ho fatto si chiama l'albergo della Scooby, perché prima che io andrò a riprodurre il mio kombucha, ok, lo lascio proprio, vedi, sta nuotando nella kombucha. Questo è necessario per fare la kombucha, che è molto semplice, perché e poi ti lascio anche la ricetta della kombucha, così con il tè nero. E poi l'altra cosa che andiamo adesso a fermentare, questa è la prima fermentazione, ci vuole 7-10 giorni per la prima fermentazione, e adesso ti faccio vedere come fare la seconda fermentazione, che la fa diventare tutto super frizzantino. Ok, per farla diventare super frizzantino dobbiamo travasare la nostra kombucha in un recipiente chiuso ermeticamente. Allora, quando facciamo kombucha devi passare l'ossigeno, però l'ultima fermentazione non deve più passare l'ossigeno per creare la CO2, monossido di carbonio, ok? E se vedete che non è trasparente completamente, è un po', diciamo, c'è questa patina sotto, questa patina perché è ricco di quei probiotici che vogliamo. L'altra cosa è che farai degli esperimenti con la vostra kombucha. Ho fatto tanti esperimenti e ogni tanto esplode. Ho fatto tipo il bagno di kombucha in casa mia. Ok, continuiamo a creare il nostro kombucha. Lo riempirò non troppo, perché poi metterò un po' di frutta a piacere. La puoi mettere veramente o zenzero o un pezzo di mela. Non mettere troppo frutta, perché se metti troppo frutta si fermenta troppo e poi esplode e diventa, diciamo, farai un bagno di kombucha nella tua cucina. Però si chiama, il kombucha si chiama l'elisir della longevità. E l'altra cosa è che costa un botto in tutti i negozi di salute. Costa un botto di fare kombucha, costa tipo 4 euro a bottiglia, invece questi, la mia kombucha che faccio a casa, costa tipo 50 centesimi o meno, secondo me anche meno. E puoi costruire uno Scooby da solo a casa. In America te la possono spedire anche via email la tua Scooby, però la verità è che per creare il tuo Scooby devi comprare una bottiglia di kombucha già fatta, organico, non filtrato e non zuccherato, senza sapori, perché quando andiamo a fare la prima kombucha è importante solo tè nero e zucchero, senza nient'altro. Ecco, questa è più o meno la giusta altezza per la nostra kombucha, ok? Adesso mettiamo un po' di frutta dentro e la lasceremo fermentare fuori dal frigorifero per un paio di giorni. Mi piace tanto usare lo zenzero candito, perché mi piace lo zenzero, mi piace il gingerello anche. E essendo candito ha già lo zucchero dentro, e non ti preoccupare, perché lo zucchero poi viene mangiato dagli enzimi e dalle probiotici che stanno dentro la kombucha, e così non vi preoccupare se non vi piace prendere troppo zucchero. Lui mangerà lo zucchero e lascia soltanto tutto quello che è benefico per la vostra forma fisica. Non mettere troppo, perché ho già imparato questo, cioè veramente esplode, è fighissimo. Ok, e poi è una cosa bella, perché è una bella sostituta della Coca-Cola, perché diventa frizzante. Ok, lo chiudiamo il nostro kombucha,
e ci vediamo fra qualche giorno con il mio kombucha. Vedrete come diventa super super frizzantino. A dopo. Ok, adesso partiamo con, non so perché c'è, eccolo qua, kombucha in, stiamo lavorando con questa kombucha, questa è la mia kombucha con la seconda fermentazione, pronti, aiuto perché ogni tanto esplode. Uno, upla, uno, due e tre. Ok, non è esploso per fortuna, però potete vedere, ecco le bolle, si sta fermentando e diventa la mia bibita preferita. Aspetta e vediamo in bellezza che mi verso la mia kombucha, elisir delle immortalità, fatto con kiwi, questo l'ho fatto con kiwi, questo è con kiwi, sì, questo è con kiwi, kombucha kiwizzata. Un po' acidula, elisir della vita, ed è frizzante, è la mia, diciamo, soluzione alla Coca-Cola, perché 100% naturale, pieno di probiotici, prende i fermenti lattici vivi, che lo potete fare anche a casa vostra, attenzione con le dosi, così non avete una fontana di kombucha in casa. Ciao!